discorso quasi inverso, nel senso che vi racconto brevemente la mia storia, perché anche quando vado alle conferenze ho piacere di sapere un pezzettino della storia di chi ho di fronte, e perché poi si inserisce in questo macro contesto. Nel senso che io mi sono laureato in economia classica, tra virgolette, qualche anno fa, feci una settimana di festa con i miei amici, poi mia zia mi regalò un libro che si chiama La decrescita felice di Pallante. Finita questa festa, leggo questo libro e dico, boh, mi sa che questi 5 anni qualcosa è andato storto. Sta cavolo di zia, non poteva staccarlo. Da un lato ero molto contento perché dicevo, wow, questo è molto interessante, finalmente qualcosa che... Dall'altro dicevo, boh, forse qualcosa non ha funzionato in questi 5 anni di studio. Da lì, insomma, ho iniziato a interessarmi a vari mondi, tipo l'economia solidale, ho seguito dei corsi in altre università, economia solidale, finanza etica, microcredito, cose di questo tipo. E così sono giunto, quasi per caso, ma poi non succede nulla per caso, a Biella, perché a Biella c'è un gruppo che si chiama Biellese in Transizione, fa parte del mondo delle Transition Town. E conoscendoli loro mi hanno detto, ah, guarda, a noi ci piacerebbe capire chi c'è già nel territorio che sta andando in una certa direzione. Ed è lì che c'è stato l'incontro con Daniel e i ragazzi di Italia che cambia, fu insomma un incontro molto molto importante sia per la mia vita che poi per quello che ne fu, nel senso che da lì partì un viaggio in bicicletta di 5 settimane in cui insieme a un altro ragazzo biellese abbiamo fatto un viaggio di 5 settimane incontrando realtà del territorio, e realtà che poi siamo andati a mappare, a raccontare sul giornale Italia che cambia. Quel viaggio fu per me un'esperienza incredibile, nel senso che in 5 settimane incontrammo 60 realtà del territorio, dormendo e vivendo con loro. Ogni giorno ne incontravamo due o tre, forse troppo in effetti, però per esprimere l'immensità di quantità di progetti che c'erano in un territorio, tra virgolette, piccolo come quello biellese. Appunto, siamo passati da progetti di integrazione all'interno del carcere, piccoli produttori in mezzo alle montagne, associazioni, movimenti, ce n'è veramente un sacco nel territorio biellese. E infatti, se poi vedete la mappa, c'è una concentrazione nella zona biellese. Ma è la cosa più incredibile che nel territorio biellese ci sono ancora altre 60 realtà che aspettano di essere mappate, di essere intervistate, di essere video raccontate. E quindi, insomma, quell'esperienza nel biellese per me fu incredibile, sia a livello personale, ma anche di incontro tra le realtà che avevamo incontrato, perché quel che succedeva anche era che in piccoli paesi alcune realtà non sapevano dell'esistenza dell'altra. A 100 metri non sapevano che esisteva qualcosa di estremamente simile e con la quale si poteva collaborare. E questo viaggio è servito anche un po' a questo, perché tramite la comunicazione, il racconto, volevano sapere dove eravate il giorno prima, dove sei andato il giorno dopo, si è creata una comunità, quella del Biellese che cambia, che appunto ha avuto senso proprio nel raccontare, nel mettere in circolo un sacco di realtà interessanti del mondo biellese e insomma da lì collaborare e fare delle attività insieme. Quindi da questo progetto che appunto è nato in Biella, l'idea si è poi andata a incastrare benissimo con l'idea di Telecambio di entrare nelle regioni. Quindi, partendo dal nazionale si è arrivato a Piemonte che cambia, partendo dal Biellese che cambia si è arrivato a Piemonte che cambia. Sì, esatto, la cosa divertente è...